E in questa giornata uggiosa abbiamo scelto un gioco stavolta su licenza, adesso spiego il perché, ovvero Cadillacs and Dinosaurs. Controllo un attimo la chat, voi già come al solito vedete l'illustrazione, qua è tutto pronto, lo avvio. Perché su licenza? Noi nella vecchia serie del Capcom Bundle abbiamo giocato a dei picchiaduro scorrimento, intanto guardiamo l'intro se c'è. Abbiamo giocato a diversi picchiaduro. Ecco, no, proprio così. Inizia. No, forse aspetto un attimo la demo. Siamo nel. Qua dice 92. Poi mi pare 93 fosse uscito. Ok, i personaggi. Fa vedere i personaggi. Sì, insomma, tratto dai fumetti di Mark Schultz di Xenozoic Tales. Ci hanno fatto un cartone animato di nome Cadillacs and Dinosaurs, uscito anche in Italia, no? C'era la sigla, mi pare, di Enzo Draghi, non l'ho riascoltato, che faceva Cadillac and Dinosaur, non so se è uscito anche pure su Italia 1. Ecco, volevo dire, primo gioco su licenza Capcom, perché appunto è basato, come dice anche qui, sul comic book. E ok, inseriamo i crediti e andiamo. Come al solito, sono quattro personaggi, ognuno come avete potuto vedere con diverse abilità, io non le ho lette, voi sì, perché ero intento a parlare, e iniziamo. Lui è il più equilibrato, lei usa gli oggetti, Mustafa è il più veloce con i suoi calci volanti, lui è il lagger della situazione, io prendo lei perché usa gli oggetti in modo migliore, quindi tipo quando raccoglie i coltelli o le munizioni o le pistole, così ha più colpi, mi pare di aver capito. È anche un bello sprite, quindi ci sta. Ecco, ci siamo circondati, classico picchiaduro a scorrimento, abbiamo la corsa. Corsa, attacco aereo, su giù, con su e giù possiamo fare questo attacco, su giù e attacco. Poi che altro? No, perché sto guardando anche le istruzioni a lato, molto utili stavolta. No, super veloce, c'è un sacco di roba da spiegare. Quindi sì, primo gioco su licenza Capcom che giochiamo, non è il primo della Capcom. Il primo che vi posso portare, che avevo già detto, che avrei portato, poiché nel bundle che abbiamo giocato insieme, c'è tutta la serie da recuperare, se volete, sempre sull'omonimo canale Mompezuma, possiamo avere. No, cos'è che volevo dire? Stavo sparando al tizio. Sì, che nel bundle non c'erano giochi su licenza, c'erano solo giochi originali Capcom, quindi tipo un Alien contro Predator non l'abbiamo potuto vedere, un Cadillac and Dinosaurs neanche. Esatto, lei lancia anche i nemici più alto possibile. Ok. E io sono qui. Ah, ok, devo aspettare la scena. 47esima strada. C'era anche un bootleg cinese, no coreano, che mi fa morire, che ce l'avevo. Si chiama Dinosaur Hunter, però è tutto diverso, tipo un mezzo hack, non lo so. E sono qui perché non va avanti, ok. Get away from that dino. Esatto, cosa fanno questi cattivi? Ecco cosa devo dire. Uno scienziato ha riportato in vita i dinosauri in qualche modo, no? Però questi terroristi cosa fanno? Li usano per scopi maligni, niente, fine della trama. Qua se tu colpisci i dinosauri tornano buoni, non li uccidi perché noi siamo bravi, siamo animalisti del Mesozoico, si può dire. No, non so, ho detto una cazzata. Della preistoria, diciamo, ecco. Quindi i protagonisti. Aia, mi ha ucciso off-screen. Sta ai protagonisti salvare la situa, come al solito, da questi ecoterroristi. Che noi ci teniamo al benessere dei dinosauri, giustamente, nonostante sono stati riportati in vita contro il loro volere. Quindi adesso non perdiamoci in chiacchiere, ecco. Qua com'era il continue? Ah, c'è lui che ti punta, classica cosa dei giochi Capcom, che il continue è sempre diverso. Pugno, anche se non era il suo. E iniziamo col bazooka, fortissimo.
questo gioco contiene anche un sacco d'armi, e quello, questo mi piaceva un botto da fiolo. Poi i classici sprite, c'è cioè il ciccio, lo smilzo. Ah. Quindi questo è il gioco del cartone animato tratto da Xenozoic Tale di Mark Schultz. Che praticamente cosa succede? Mark Schultz a parte ha fatto un sacco di roba per la DC, Superman, Batman, Superman e Batman contro Predator, pure ha fatto, faceva anche Prince Valiant, di cui noi guardavamo il cartone animato. The Butcher is Hunting in the Northern Wild, Don't Mess With Him. Esatto, ci ha dato una soffiata di dov'è il macellaio. E let's go. Ok, bella sta canzone qua, mi ricordo. Aspetta, alzo un pochino per me. Ok. Quindi Uzi, guarda quante munizioni c'ho con lei. Mi sa che proprio ce n'ha molte di più degli altri personaggi. Poi c'è il caricatore, abbiamo preso. Adesso c'è, questo vuole, lo vuole svegliare, vuole svegliare il T-Rex, ma noi cerchiamo di non farlo svegliare. No, mamma mia. Guarda come dorme beato. Poi non so se è un T-Rex, mi sembra troppo piccolo. Poi mi sa che è lo sprite più grosso che c'è dei dinosauri, e non vorrei dire una cavolata, anche più avanti. Quindi la palude. I sprites sono bellissimi. Qua è vero, stiamo girando su un CPS1. L'ho letto prima perché di solito in queste illustrazioni c'è scritto il numero, allora però mi ha preso il dubbio. Quindi su questa, sulla scheda, ecco, mi sono lanciato una granata addosso. Le schede Capcom Arcade. Ouch. Vada dietro il tipo che mangia. Bellissimo. Go, go. Che poi il go, 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 sto sample, sai dove l'ho risentito? Oh, perché sei impallato? Su quella canzone dance, com'è che si chiamava, che c'è su Dance Dance Revolution. Ah, Red Zone, cioè il sample di Cadillac e Dinosaurs. E dinosauri. Vedi, lei usa il coltello, lo usa di più. Perché volevo provare questi personaggi con, ecco, con anche le abilità passive, per capire anche. Se noi prendevo sempre il protagonista, ma mi sale troppo banale, non mi piace più. Il grappler non mi va. Anche poi Mustafa, ero indeciso tra lei e Mustafa, che è fighissimo. Go, go. Look at the oldest body. E perché diceva, dove sono i corpi? Io mica li vedevo, sono questi, che sono dello stesso colore del terreno. Io da piccolo non capivo cos'era, perché diceva questa frase. Infatti qua qualcuno è stato scuoiato. Eccolo, il butcher. Oh, gross. Ah, parolacce. Sì, si dice butcher perché è irregolare, non è butcher. Come anche Billy Butcher si legge così. Poi vi posso rubare il macete. Che poi questo si caricava, se non sbaglio. Potevi ritardare. Esatto, tenere premuto, ecco, no, vabbè. Anche queste animazioni, tipo che vengono spappolati, c'era un occhio che partiva, cioè è fatto benissimo. Guardate, questo è uno dei più belli, molto più bello per esempio di Capitan Commando, anche se mi piace un botto anche quello.
Questo forse mi piace anche più di Battle Circuit, anche se c'è un sacco di roba bella, no? Perché questi giochi con un sacco di oggetti da raccogliere, no? Poi sono... questa è la versione a tre giocatori. Stavo vedendo, infatti, che si può fare anche cooperativa, insomma. Perché non più, in più di due. Perfetto. Devo capire sta mossa se fa qua. Ah, perché colpisce multiplo, ok, come avevo letto. Oh, yes. Ok, guardo la chat se c'è qualche problema, no, tutto a posto. Oggi non c'è nessuno. Ah, adesso inizia la prima e ultima, ecco. It is a good time to take Jack's garage. Ci vogliono rubare la macchina, ma noi... questo gioco è Cadillac and Dinosaurs, quindi i dinosauri li abbiamo visti, ma le Cadillac... e vediamo adesso. Eccola qui. Take the car. Let's go. Ma non li uccidi bene. C'ha i cannoni ma non può sparare. Infatti io da piccolo ho detto no, volevo che sta macchina sparasse. Ah, ecco, c'è il boss. Che lo devi tamponare così. Ma dai. Va bene, niente da fare, finiamo a botte. Via via. Oh, Luzi, attenzione. Perfetto. E quindi che dire, che dire. Cosa abbiamo già detto, diverse cose. È arrivato qualcuno? Sì, perché comunque... vabbè, alla fine l'hanno preso il garage. Quindi adesso... torniamo alla nostra base a vedere chi c'è. C'è quello con i frisbee. E qui non schippo i dialoghi per completezza, così almeno li leggete. Ecco, Jack's Garage. Cosa volevo dire? Che sì... mi sa che comunque il fumetto da cui è tratto è sempre anni 50, così, con i dinosauri, però non so se erano gli stessi personaggi. Però nel cartone sì, il cartone è proprio così, perché questo proprio è il gioco del cartone. Che tra l'altro sono solo 13 episodi, quasi che lo volevo vedere, solo che a me non mi è mai capitato di vederlo, eppure la domenica mattina su Italia 1 vedevo sempre, forse no, lo davano... da un'altra parte, non lo so. Cioè, da un altro orario. Comunque anche lei è equilibrata, nel senso, non il protagonista, dici, è forte, ma
che le toglie comunque. Lei fa il salto più alto, da quel che ho capito, per poter evitare i colpi. No, infame. Spappoleto, anche lui. Cos'è? Ah, one up, fico. Posso correre col bazooka, sì. Ti disintegro. Via che esplode il barile. Quindi su giù senza caricare. Poi non lo posso fare in combo, mi sa, vero? È vero, ma chissà se questo è il caricatore solo per l'Uzi o anche per il fucile lì, chissà, sono proiettili generici. Eccolo qui, questo è forte, mi ricordo. Oh, maledetto. Ma questo è arrivato senza coltelli, di solito... Ah beh, ok, non la... la prima volta che non li vedo caricare. Dai, ho fatto la mossa. Dai. Quindi sì, niente, loro hanno sfruttato sta cosa del ritorno dei dinosauri per conquistare il mondo. Infatti il mondo qua sembra un po' tutto distrutto, come se li avessero liberati dappertutto. Si può vedere dal primo livello che comunque non è un po' apocalittico, diciamo. Verso del dinosauro è perché inserisco i creditini. Oggi avrei voluto portare un altro gioco, ma lo devo testare bene, perché è possibile che succeda come l'altra volta, che non si può continuare nella fase finale. Ma perché, però stavolta è giustificato, perché succede una cosa nella storia. Però allora oggi un Cadillac Easy, che si può giocare tutto senza particolare impegno, anche che comunque spiegare e giocare è sempre una faticaccia. Ma come, di nuovo? Ah no, però prima non ho continuato. Ish. Perfetto. Quindi sì, cosa abbiamo scoperto oggi? Che oltre all'attacco normale, quindi abbiamo pugno, cioè
Attacco, salto, se si preme insieme si fa il solito attacco mega crash, avanti avanti corsa, avanti avanti attacco, un attacco in corsa e con su giù. Hello, this is Anna. We are under attack. Ah, i dinosauri sono diventati matti e noi andiamo. Il villaggio in fiamme. Infatti mi piace un botto l'illustrazione che sono riuscito a trovare. No, era buono, il dinosauro l'ho fatto diventare nervoso, ho sbagliato. Lo faccio ritornare buono. Ah, queste robe le puoi tenere premuto, ok. Chi è? No, non ci provare. No, non ci ho beccato, vabbè, è una scusa per vederlo in azione. Ok, già fuori gioco. Povero Hopper, il velociraptor. Ok. Grandi animazioni anche qui, belli sprite con i colori stile comic book, cioè più che fumetto, sono colori da cartone animato americano, però anche sì, anche da fumetto. Ah, questo è arrivato lo pseudo Blanca, che praticamente è Blanca con la coda palesemente, visto che comunque il gioco è di Capcom. Non penso ci sia quello nel cartone animato, non lo so. No, il color swap del primo boss è arrivato. Giustamente boss che poi diventano normali. Comunque, vabbè, adesso perché non sono stato troppo attento, però si potrebbe quasi finire con pochi crediti, perché ne ho usati 4 fino adesso, sbagliando molte cose. Qua. Perché alla fine, a parte alcuni boss, non è che sia particolarmente ostico, sembra, eh. Poi magari mi sbaglio. Se non mi fa sprecare munizioni, ok. Ouch. Quindi lei potrebbe essere come Cody, perché anche Cody su Final Fight c'è scritto abile coi coltelli, vabbè, lui solo coi coltelli, lei invece dice con tutti gli oggetti. Ah, non è morto? Cavoli. È arrivate 3 bazzucate. Buona qui no. Ammonite. Oh, la granata bellissima. Sfruttiamola contro di lui. Ok. Anche se non proprio direttamente. Anche lui basta non essere sul piano e prenderlo dalla linea, dalla lane o solo. Questo, ecco, però con la torcia. Oh, lo vuoi colpire? Ok. Go, go. Qua chi era il boss? Sai che non mi ricordo assolutamente. Oh no, questo è il vecchio che ci ha chiamato prima. Ah, questo qui. No, bastardo.
Io ti do fuoco. One up. Poi altri picchiaduro Capcom su licenza li vediamo. Possiamo vedere tranquillamente anche Alien contro Predator. Però quello è bello lunghetto. Ok, infatti niente di eccezionale. Ah, è vero, si trasformava lui. Non mi ricordo come si chiama sto dinosauro qua. Dai, no. Caro, lui c'ha un range molto più elevato. Item skilled, eccoci qua. Mossa con su giù. Infatti in questi picchiaduro c'è un sacco di mosse nascoste che io però da piccolo non ho mai fatto, tipo appunto questa qua. Dai dai, gli manca pochissimo. Perfetto. Ucciso off screen. Come al solito si velocizza se tu tieni premuto. Cosa c'è rimasto? Gli scritti New Life Form. Ok, qua si scopriva che appunto loro si iniettavano delle cose. Sicuramente col DNA dei dinosauri. E questa è l'ultima location esterna secondo la mappa che abbiamo appena visto. Ah no, ok, loro possono arrivare anche senza coltelli, però li tirano fuori dopo, fammi capire. Perfetto. Su giù. Ok, ah no, devo tenere più. È più così, ok. Yo, come va? Ma siamo, non dico alle battute finali, ma ci siamo. Spappolato. Esatto, degli anni 50 poi, Strong Independent Woman della serie We Can Do It.
e Cadillac and Dinosaurs. Mi sa che una volta ho visto giocare a Grimmy pure. Che è tratto da un cartone animato, che è tratto a sua volta da un fumetto. Un cartone dove hanno resuscitato i dinosauri negli anni 50. Tanto sto stile anni 50, sì, non vedi una cavolata. Esatto, infatti le illustrazioni a lato rendono appunto molto l'idea dello stile, del mood, diciamo, proprio Cadillac e dinosauri, appunto. Del fumettista, dicevo, Mark Schultz, che ha fatto anche robe come Superman e Batman contro Predator. Non so che c'entra, però. Ah, bello, vedo, c'è il brontosauro qui. Lui calpesta solo dove ci sono le orme, no, non è vero. Cioè non è proprio il luogo ideale. Poi fate anche i pixel dietro, stavo vedendo, no? Di come è fatta la giungla, è molto stile fumetto americano come inchiostrazione. No, oh, evitato all'ultimo. Oh, via via. Cioè allora segue proprio me, è un bastardo questo brontosauro. Ah, la trama, sì, praticamente intanto si tocca i capelli, che degli scienziati hanno riportato in vita i dinosauri, ma ci sono questi terroristi, eccolo, vada, ride, si può menare, no? E i terroristi li usano per conquistare il mondo, fine trama praticamente. Però cioè, questo almeno nel gioco, dopo non so se nel cartone animato era un po' più elaborata la situazione, era una scusa per far vedere i dinosauri, insomma, che piacciono sempre i dinosauri, ricordo. E ride, contento. Questi sono gli amici di Blanca, però con la coda. Maledetti. E appunto. Adesso io gli faccio saltare con un bazooka. Qua chi era il boss? Non mi ricordo. Non mi ricordo niente. Penso l'ultima volta che ci ho giocato era più di 10 anni fa. Poi comunque il fumetto è Xenozoic Tales, è tratto da quello, e dovrebbe essere magari un po' più complesso. I will show you the incredible power of the doctor. Ah, dottore di scienza. Vero, perché adesso si era appena scoperto che in verità hanno fatto anche degli ibridi e stanno creando delle nuove... Ah, ero vivo, me l'ho accorto. Delle nuove life form. I nostri amici sono eco-friendly, aiutano i dinosauri che sono in vita a vivere pacificamente, liberarli da questi bracconieri. Ecco cosa voleva dire Poacher. Poacher è bracconiere, vero? Perché il nome di uno dei tizi standard, ecco. Lei è forte con le scorcellate. Ma giochi così retro ce ne sono dove sei il cattivo? Bella domanda. Dove sei il cattivo in che senso? Nel senso... Oh, ma come, è morto il boss? Ah no, perché in verità... Guarda che non mi ricordavo assolutamente sta cosa, che è un parassita. Invece noi siamo bravi, dobbiamo salvare i dinosauri, no? No, ma in verità il politically correct è arrivato secondo me dopo, perché comunque c'erano giochi dove, sì, non sei proprio il cattivo, però stavo pensando, c'erano giochi comunque ultra violenti dove magari il protagonista
cioè se ne fregava, no? Nel senso, lui proprio ammazza per ammazzare. Cioè, invece qua è solo GTA ha alzato un polverone. Ma di giochi violenti, cioè, oh, devo... No, dai, questo però è predefinito che lo prende, ok. Però tipo già violento, non so, c'era magari Splatterhouse, no? Dove c'era. Dove c'era un botto di sangue, spappolamenti, oppure. Infatti lo volevo portare, ma lo devo imparare prima, perché è difficile. Che non puoi continuare sempre. Se no, c'era sempre della Capcom su licenza, c'era il gioco del punitore. Comunque il punitore è bravo, per carità, però. Si sa che i suoi metodi non è che sono proprio i più delicati, ecco. Però anche lì su GTA non è che sei cattivo, cioè diciamo sono i modi di fare del protagonista che sono molto, insomma, per raggiungere il suo scopo, insomma, non si fa problemi ad ammazzare e fare cose. Comunque sì, di quella tipologia lì, sì, ce n'erano già, possiamo dire. Ok, adesso dov'era l'ultimo? Ah, ok. È il dottor Fessenden. Ah, lo sapevo. Ecco, The Vault, l'ultimo livello. Ecco dov'era, sott'acqua, appare nella mappa. Qua abbiamo un po' di riciclo d'ambientazione, anche prima, con la giungla. Però con palette diversa, stavolta siamo a un tramonto. City in the Sea. Ah, perché stavolta però non siamo, ecco, non partiamo da lì, siamo proprio... Se adesso leggo un attimo, ho visto una domanda lunga. Vada l'ombra che... Ok. Sì, mi chiedevo se ci fossero nuove regole, ma consuetudini per cui una... giocare una prima partita non si poteva fare. Ah no, no. Magari cattiva non di scopo, ma di metodi sicuramente. Anche perché, cioè, anche vabbè, loro sono buoni perché appunto salvano i dinosauri, però abbiamo tipo maciullato un botto di persone anche col bazooka, così con anche animazione di spappolamento che abbiamo visto. Infatti chissà perché l'hanno fatto così violento. Sembrava un fumetto un po' per tutti, invece. Cioè, il cartone non lo so se è così violento. Non credo. Invece il fumetto può darsi di sì. Oh, a volte non riesco a fare il doppio tocco. Ti comunque domanda più che lecita. E comunque, come dicevamo, la trama, cioè le trame erano molto semplici, proprio due righe veramente. Cioè, tanto loro devono salvare il mondo da questi matti e boom. No, questo è infame dall'alto. La GTA forse perché stavo rileggendo un attimo. Perché oltre che appunto andare avanti eri proprio libero di fare delle cose. Quindi la gente magari piuttosto che fare le missioni uccideva le vecchiette. Allora dopo sai, no, com'era il TG nostro è sempre molto esagerato. Visto che la gente che è lì, che parla di queste cose senza conoscerle, la fa sempre molto esagerata, no? Come anche quando era uscito Kenshiro, no? Il cartone animato.
Proprio dice, la gente diventa violenta guardando Kenshiro. Vabbè, Kenshiro fa saltare le teste, ma per una buona ragione. Infatti strano che non c'era... Cioè, c'erano i picchiaduro di Kenshiro a scorrimento, ma non... sarebbe stato bello un picchiaduro di Kenshiro fatto dalla Capcom. Invece non so, Cadillac and Dino, non so se sono andati a fare. Vabbè, poi, fighissimo, eh. Però, e comunque è una licenza che... Non ci potevo giocare da piccolo. E io ci ho giocato anch'io molto tardi, perché... Era per PlayStation 2, io non ce l'avevo e allora giocavo a quello all'1 che si vedeva dall'alto, ma... Sì, comunque era violento anche il primo, eh. C'era GTA e GTA London. 1986, se non so. Era il sottotitolo, non mi ricordo. Hai visto ora la Riot fa il picchiaduro di LOL, sì. E infatti io quello sono, lo attendo un sacco, perché di LOL mi piace tutto tranne il gioco. Vabbè, che noi lo sappiamo che ci abbiamo giocato. Quel periodo di tribolazione è finito, perché è troppo frustrante. Un gioco poco snellito, secondo me. E invece il picchiaduro mi piace parecchio, perché l'hanno fatto in stile... stile picchiaduro poi di questi tempi, nel senso con gli aiutanti. Adesso questo, vabbè, non c'entra niente, perché un picchiaduro a scorrimento, però per dire l'epoca era quella. Un po' in stile Marvel contro Capcom l'hanno fatto, ed è sembra molto promettente, sembra anche molto semplice da giocare, che non hanno voluto inserire quei comandi a mezzaluna. Capito? Quei comandi a mezzaluna, come se io non li stessi usando tutti questi giorni. A me non danno fastidio, però chi non ci ha mai giocato potrebbe essere molto, come posso dire, molto difficile iniziare, avere una curva di apprendimento così. Invece mi sa che ogni mossa di ogni personaggio di quel picchiaduro, del picchiaduro di LOL, si fa con un singolo tasto, al massimo con una direzione, come mi pare accade in uno che è uscito adesso, dell'Arc System, che è DNF Duel. Mi pare che anche lì non ci siano i comandi a mezzaluna. Così anche che chi non è avvezzo ai comandi, tipo molti di LOL, magari che giocano LOL la mezzaluna non l'hanno mai fatta, e quindi... Ho visto, c'è il sistema di combo con più personaggi, esatto, mi sa che non ho capito se è un tag team oppure c'è la funzione degli striker, ovvero che... lo striker cos'è? Su King of Fighters, per esempio, che chiami l'aiutante, basta, entra, fa una mossa e esce, per dire. Però con quella grafica sono molto fighi i personaggi, anche perché le storie sono molto belle, come abbiamo visto anche su Arcane, no? Oh, fortissima la mazza. Quindi mi pare che siamo gli sgoccioli, mi ricordo sto scenario qui. Ah, lei lo può lanciare in corsa, ecco perché mi faceva quello scatto lì. Go, go. Ci dovrebbe essere un filmato, infatti non sto muovendo. Oh, è vero, questi qua. You fools. State stoppando il creatore del nuovo mondo. Allora questo, esatto, vuole fare sti esperimenti e creare solo di non lo so, di queste nuove forme di vita. Sì, il 4 che vedi sopra lo schermo sono la gente che guarda. Molte volte non è preciso, a volte sono di meno o di più. No, non è vero, a volte quando vado a vedere riepilogo sono di più, non so perché. Però non me li, forse non li segna sempre in tempo reale, magari uno entra per curiosare un attimo e se ne va subito, no? Di passaggio.
e fanno la morte. Per me sarà pieno di tizi che entrano un secondo. No, non ho capito. Che mossa. Anche perché sto affrontando un boss abbastanza complicato. Ah, ci sono più assist che personaggi, ma comunque non è che... Ecco, questa è una domanda interessante, cioè no, il roster non è che deve essere per forza tutto quello di League of Legends, secondo me man mano vedono quali sono i più fighi da farci un gameplay, per esempio non stanno neanche andando in ordine, hanno messo quella tipa che è uscita, che io già ci avevo smesso di giocare, quella che ha la botte... Che ha la botte coi tentacoli, come si chiama, quella forzuta, tipo lei è l'ultima che hanno messo lì sul picchio, perché lei infatti secondo me c'ha un gameplay molto figo e messa in un picchiaduro potrebbe essere ottimale. Ah, il Laoi, esatto, fighissima lei, mi piace un sacco come design, cioè in realtà mi piacciono quasi tutti. Poi qualche non ci mettono, che ne so, Shyvana che si trasforma, no, sai che figata. Poi vabbè, Jinx V sicuramente, poi visto il successo di Arcane. Ecco, questi mi ricordo un po' quelli che c'erano anche su Capitan Commando, che hanno sti... Madonna, quanto è veloce. Extra tick. To esplodi. Però mi sa che chi fa l'assist, visto che il gioco è tridimensionale, se fai l'assist lo finisci il personaggio, vabbè che dopo dovresti fare tutte le altre animazioni. Però mi pare che i personaggi che puoi scegliere come assist sono gli stessi del roster, ma questo non so sicuro. Quelli che vendono di più, vabbè. Anche quelli più belli da fare anche. Ecco, siamo arrivati... Ah no, c'è anche un ultimo livello, un ottavo, ecco, non mi ricordo, pensavo che fosse quello. Infatti qua vediamo già gli esperimenti che abbiamo visto fino adesso. Il Biolab, con l'amico il cugino di Blanca, il cugino mutante di Blanca. Sì sì, poi mica è un male, stavo leggendo lì la chat, perché... tanto se sono i più belli, sono i più belli, insomma. Tipo il Laoi non è così famosa, però secondo me c'ha un gameplay bello, hanno detto questi qui, non so chi lo sta facendo, se si fa aiutare da qualcuno esperto di picchiaduro, magari di una volta, non so, però hanno detto, cavolo, questa c'ha le mosse così, messa in un picchiaduro 2.5D, potrebbe essere molto figo. Ah, beh, questo oltre ad avere la coda c'è anche la lingua allungabile. Però non fa l'elettricità. Questo mi sa che comunque è uno sprite che ricorda Blanca, perché comunque siamo su Capcom. Però dicevo, non so se c'è nel cartone questo. Comunque quando esce ci si può giocare. Mi piacerebbe farci le parti se fosse popolato, perché io vorrei portare dei picchiaduro, ma online non si trova quasi nessuno di qualsiasi roba. Pure se c'è, è scomodo perché devi aspettare mezz'ora, tipo Street Fighter, non lo so. Però tipo quello di League of Legends mi sembra più immediato, ecco. Poi chissà da quanto uscirà. Ecco, bisogna fare il trucco che mentre meni giri, così ti puoi difendere anche da chi arriva da dietro, tipo adesso. Oh, spara pure. Poi vedeste, andandolo a intercettare nell'altra lane, non mi colpisce. Perfetto. Però ho poca vita. Eh? Ma lei è fortissima. Aurora Borealis, ma qui?
Eccola, questa è l'animazione idle, si chiama idle, quando stanno fermi. Niente, una curiosità stupida. Andiamo. Il fuoco arriva fino a qua? Mi sa di sì. No, forse no. Forse se sei nell'acqua, no. Si ammazzano da soli praticamente. Dai, vieni qua. Bravissimo. E quando c'è l'acqua così, vedi che c'è un oggetto da raccogliere, come anche era su Warrior of Fate. Poi mi sa che addirittura l'acqua è la stessa, ma non so sicuro. Ecco lo Skinner. Comunque sì, no, dico, alla fine di Cadillac c'è poco da dire, abbiamo già detto praticamente quasi tutto, sto pensando se c'era qualche cosa interessante, anche del bootleg cinese abbiamo parlato, che poi inizia già al secondo livello con i colori sballati, non lo so, infatti non so dove si potesse trovare. Ok. Lui sa che voi siete leggermente indifferita, c'è un forse per non Twitch lo fa apposta per non suggerire magari nei match online, non lo so. Say hello to my little friend. L'Uzi è scarico, ma si può lanciare. Ecco, mi ricordo sto pezzo, adesso siamo veramente alla fine, mi ricordo che questa grotta Ammerti. No, ci mancavano solo i boss. Sono ancora vivo, dai. No, da dietro, il maledetto. Dai Walter, oh ma cavolo, è arrivato fin qua giù. Cioè il trucco off screen fa, no, cioè mi pare che non arriva. Beh, lo lascio arrivare. Perfetto. Comunque c'è un gioco che dura scorrimento che mi ricorda un po' questo, solo che sono dei, anziché salvare i dinosauri, salvano gli animali, che si gioca in quattro ma fa sbudellare. Infatti sarebbe bello un episodio da giocarlo in quattro, quello perché
È un casino, c'è un botto di armi in più che questo e si vede leggermente dall'alto, però un po' è quasi isometrico. No, senza quasi. Adesso vedremo quando farla quell'episodio lì. Eccolo qua. Siamo arrivati dal dottor Fennessen, come si chiamava? Ma cos'è, una bomba? Ma fesse, ok, fesse. Da una capocciata. Questo c'ha c'ha il frutto del diavolo di Ulti. E sì, forse la bomba serve per spargere il matto, no, spargere il composto, non lo so, per infettare, per spargere i geni, tanto sarà una roba del genere, anche se non l'ha detto. Come si chiama sto dinosauro che non mi ricordo mai? Io c'ho il libro di dinosauri, ma questo lo giochiamo in memoria di Piero Angela. Sconfiggiamo il male per la scienza. Ah, non lo so, così lungo era il nome. Può essere? Ah, è sconfitto, ma sarà veramente morto questo boss finale. Pathetic Fools. Ecco, questa è proprio l'inchiostazione stile americano con sto nero forte nell'avatar del tizio. E tu, Power, con il siero di qualcosa. Ho tutta la forza dei dinosauri. The world is mine to control, ok. Ma certo, un doppio T-Rex con lui, questo mi faceva senso da Piolo, però è figo come boss finale. Cioè, senso nel senso positivo. Senso nel senso positivo, mamma mia. Speriamo ste bazzucate gratuite. Lo so, ma il rosa era uno dei colori più usati, pa. Rosa, verde, c'erano ste palette. Vabbè, comunque siamo già in un'epoca dove le palette già erano migliori, eh. Se no ti ricordi sul gioco su Sunset Rider, quello dei cowboy, c'erano i cavalli viola, per dire, con la criniera azzurra fluo, proprio perché non so, perché ci stava bene. Oh, a me lui, capito, ti prende e ti dà le capocciate. Ma i dinosauri non sputano il fuoco, sta usando un siero molto forte. Può darsi anche quello giocava un ruolo fondamentale sulla creazione. Poi quando lo sputano non sembrano soddisfatti, perché sembra che gli fa male sputare il fuoco. Non è che è un'aberrazione, tipo una biological weapon, bioorganic weapon. Infatti dovrebbero fare più giochi con i dinosauri, tipo anche un ritorno di Dino Crisis che si vociferava ultimamente, magari semplicemente rimettendolo sul plus. Cioè, i dinosauri sono troppo belli. Dai, ecco, fregato. Final blow. Velocizziamo. Ah, non si può velocizzare l'ultimo? No. Eccoli i nostri amici. Dice che non si è finito mutare, invece sì. Oh no, sta per esplodere, let's go. I nostri eroi, ecco, te pareva. Questo infatti mi ricordavo.
Va da Mustafa con il suo calcio volante. Jack Han. Perché lo stanno insieme, Jack Han. No, sono morti. Matano, chi è Matano? Sicuramente è un nome giapponese. Onichan, Bento Bucio, ma che nomi che c'avevano tutti questi nickname. Sompi. E questo intanto che i nostri amici Mess e Mustafa tornano tristi a casa a piedi perché non c'erano manco la macchina. Questo è a Cadillac and Dinosaurs, tratto dalle avventure di Xenozoic Tales di Michael Schultz e dal cartone animato licenziato da Capcom, nel senso con licenza di Capcom. Picchiaduro comunque molto valido. Eccoli dove erano. Sì, ce l'abbiamo qua fatta per un soffio. Festeden era matto. Era un matto in culo, però. Cos'è che ha detto? Ok, let's go home. Vale, lascia piedi, che bastardo. E fa il ganzo con la sua caldica. Stanno andando pronti per il Summer Jamboree. Che c'è da noi. Inseriamo il nome. Oh. Anche questa oggi puntata easy perché ci sono da controllare dei giochini. E mettiamo pausa, spostiamo il microfono. E questa è la puntata odierna di Un'estate al Mame. Buona raga, saluto chi c'è e chi ci sarà poi. Si può recuperare sempre sul canale Mompezuma di YouTube. E ci vediamo alla prossima. Bon. Salutiamo anche Giovi e tutti quanti. Buona.